Agrigento anche oggi sabato e poi domani domenica al Teatro Pirandello sarà in scena il caso Tandoi per la regia di Michele Guardì. Ebbene, in occasione dell'evento la Fondazione Teatro Pirandello ha organizzato al mattino di oggi al Teatro Pirandello un incontro dibattito intitolato Il caso Tandoi, una città allo specchio, al fine di stimolare una riflessione intorno agli aspetti giuridici, letterari e sociali connessi alla vicenda. Il caso Tandoi, l'uccisione del commissario. Ma ho raccontato una storia che all'epoca mi aveva molto colpito e avevo conservato i giornali, io allora avevo 16-17 anni, perché pensavo un giorno ci scriverò qualche cosa, io ero già appassionato di teatro. E così è stato. Devo dire che il risultato è andato al di là delle mie previsioni. Io ho scritto con rispetto di tutti i personaggi, un racconto che sinceramente in certi momenti ha proprio dell'incredibile, e ha dell'incredibile per l'ostinazione del procuratore della Repubblica che riteneva senza alcuna prova ancora, ma solo su sua deduzione, che a fare assassinare il commissario Tandoi fosse stato il primario dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, il professore della Loggia, il quale era notoriamente peraltro in città l'amante della moglie del commissario. Fortunatamente poi la magistratura ha fatto giustizia di se stessa e prima il giudice istruttore che ha trattato il caso ad Agrigento e poi la Corte d'Appello di Palermo hanno detto che la Loggia non c'entrava nulla e che le ragioni erano altre, legate alla vita privata del commissario che aveva avuto delle brutte frequentazioni con la mafia di Raffadale. Tutto qua. Il caso Tandoi è un'opera di Michele Guardì, come si sa, ma è soprattutto l'occasione per Agrigento di avviare una riflessione su se stessa, sulla sua storia. Diciamo, ci sono due date nella storia di Agrigento, il 30 marzo del 60 e il 19 luglio del 66, uccisione di Tandoi, la frana di Agrigento. Questi due fatti fanno scoprire due volti importanti della città e abbiamo imparato la lezione di questi due fatti, però ogni tanto ce la dimentichiamo. Allora mettere in scena il caso Tandoi potrebbe essere l'occasione per ricordare non solo un passato, ma un presente che in qualche modo incombe su di noi. Penso alla mafia, penso agli assetti urbanistici, sono tutti argomenti ancora attuali, e riflettere su quelle due date ci può aiutare a affrontarli meglio, diciamo. C'era la coda verso ora di pranzo quando arrivava nei giornali del pomeriggio, l'ora, il Corriere di Informazione di Milano, c'era la coda nelle edicole, la città letteralmente impazzì e si scoprirono naturalmente delle situazioni di degrado sessuale naturalmente inventate, però la città si guardò allo specchio e non si riconobbe, o perlomeno vide un'altra Agrigento, ecco, che era quella dei balletti rosa, degli amori tra donne, insomma dei triangoli eccetera. Poi naturalmente il buonsenso portò a indirizzarsi verso diciamo un delitto di mafia, e così avvenne. La povera vedova Tandoi che pagò per la sua bellezza, insomma, ecco, fu scarcerata, così come anche il professor La Loggia. Però in quei mesi Agrigento visse questa favola nera di cui si nutrì attraverso proprio una infodemia che non ha precedenti. Personaggi politici, come sappiamo, furono colpiti indirettamente. Sicuramente l'episodio incise sulla vita dell'Agrigento, di Agrigento e sul modo di vivere degli agrigentini. Per esempio, io ricordo che molti funzionari statali furono trasferiti in altra sede, ricordo anche altri episodi che dimostravano un mutamento. Poi, come avvengono nei casi della vita, questo clamore a poco andò scemando e purtroppo andò scemando anche l'interesse per coloro i quali erano stati accusati ingiustamente, perché le decisioni poi positive non ebbero il clamore che avevano avuto invece i primi provvedimenti restrittivi emessi.